Ho appena compiuto 40 anni, in questa sede in Viale Michelangelo, anche se in realtà sono nata 180 anni fa. Ora mi presento, mi chiamo La Magna Capitana, sono la biblioteca provinciale di Foggia. Oltre 350.000 documenti, tra libri antichi e moderni, periodici, risorse elettroniche, manoscritti, CD musicali e dischi in vinile, DVD e manifesti cinematografici. Siamo centro rete di un sistema composto da 62 biblioteche, cui forniamo servizi informatici e di consulenza. Negli ultimi 10 anni abbiamo formato gratuitamente più di 150 dipendenti delle biblioteche del sistema provinciale. I fondi speciali sono la memoria storica della nostra comunità. Custodisco le edizioni rare e introvabili della produzione culturale del nostro territorio. Qui confluiscono le biblioteche private di studiosi come Nicola Zingarelli, padre del più noto vocabolario della lingua italiana. Qui studiosi e appassionati di storia locale tengono periodicamente conferenze per divulgare la conoscenza del nostro passato e il senso di appartenenza ad una comunità. In quest'area c'è il servizio informazioni, la vetrina dei libri più richiesti e quella delle novità in catalogo. Subito dopo, uno dei pochi spazi in Italia dedicati interamente alla narrativa moderna e contemporanea, dove scegliere in autonomia tra più di 10.000 titoli direttamente dallo scaffale. Film, musica e fumetti, questa è la sezione immagini e suoni. Qui tanti stranieri vengono a vedere film sottotitolati per imparare l'italiano. E da qui noi usciamo con la nostra attrezzatura e andiamo in carcere per proiettare dei film e discuterne con i detenuti. Organizziamo anche guide all'ascolto, grazie alle quali avviciniamo il pubblico al linguaggio musicale. Questa è la sala consultazione che offre strumenti di ricerca in tutti gli ambiti disciplinari e lavora in continuità con la sala riviste. 680 testate, dalla filosofia all'economia, dalla pedagogia alla biologia, per le quali purtroppo dal 2012 non abbiamo potuto rinnovare gli abbonamenti a causa di tagli di bilancio. Abbiamo uno spazio dedicato alla didattica che ospita anche una postazione del libro parlato Lions, dove tanti donatori di voce possono leggere e registrare la propria voce per chi non è in grado di leggere. Organizziamo ogni anno colloquia, Festival delle idee, per confrontarsi con grandi autori e ricercatori. Una palazzina è dedicata interamente ai bambini e ragazzi. 3 piani, frequentati la mattina dalle scuole coinvolte in visite guidate e progetti di lettura e il pomeriggio dalle famiglie e dagli adolescenti. Se non vengono loro da noi, li raggiungiamo con la nostra valigia dei libri. Siamo promotori di Book, Festival della letteratura per i ragazzi di Foggia, giunto quest'anno alla 5ª edizione. Gli iscritti sono oltre 30.000, un quinto della popolazione foggiana, 240.000 i prestiti degli ultimi 10 anni. Abbiamo un Bibliobus, la nostra biblioteca viaggiante che visitava i comuni dove non ci sono biblioteche ed era atteso come un giorno di festa. Ora è fermo perché non abbiamo più fondi per farlo uscire. Abbiamo 6 collane editoriali, una rivista di studi locali e un archivio online su storia e personaggi di Capitanata. Un centro stampa, una redazione web, 2 newsletter settimanali, un servizio di digitalizzazione. Un auditorium, spazi di incontro, percorsi, proiezioni, riunioni, mostre a disposizione della comunità. Abbiamo vinto il premio Città del Libro per Libri a trazione anteriore e il premio Andersen come riconoscimento speciale per la biblioteca dei ragazzi. Siamo 58 dipendenti, 34 a tempo pieno e 24 part-time. Lavoriamo su 2 turni, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Garantiamo l'apertura di 2 strutture per un totale di 5.000 metri quadrati. Per funzionare a pieno regime costiamo 2 milioni e 300 mila euro. A quanto pare siamo un onore troppo grande per la collettività, o forse per la politica. A noi non interessa sapere se dipenderemo dalla provincia, dal comune, dalla regione o da qualsiasi altra cosa. Quello che interessa è che questo servizio, tutto questo che la comunità nel corso degli anni, dei decenni si è data, possa continuare a funzionare, a servire, a fornire dei servizi per oggi. Questo è un manoscritto,
è La vita di Dante, un manoscritto di Boccaccio, ha 500 anni. È uno dei compiti nostri di una biblioteca di conservazione, è quella di conservare la memoria, l'eredità culturale del nostro paese, dei nostri territori, della nostra comunità. Boccaccio è a Foggia. Boccaccio è a Foggia. Io non so quali sono stati i direttori bibliotecari che hanno conservato questo libro e questo manoscritto e ce lo hanno tramandato ed è arrivato nelle nostre mani. E il nostro compito è quello di salvaguardarlo almeno per altri 500 anni. La politica questo lo sa. Siamo una spesa inutile. Siamo da rottamare.